Estate 2022, sentiamo cosa si aspettano di Anesi e non solo. Aspettiamo turismo e che i negozi, i ristoranti, i locali possano lavorare e che si tiri un po' su questa situazione che ci ha buttati giù col Covid e visto che qua siamo un paese turistico, speriamo di lavorare. Beh, dall'estate di Anese ci aspettiamo, diciamo, dei bei programmi, che il comune abbia fatto qualcosa di buono, perché i turisti vengono giù e vogliono essere, diciamo, divertirsi. Locali belli ce n'è, perciò vediamo bene cosa fa Diano Marina. Se c'è il sole, c'è tutto, va tutto bene. Da 48 anni che vengo qui penso bene, perché non posso pensare nient'altro che bene, perché se uno viene da 48 anni qui, cosa vuole che pensa? Però come gli anni antecedenti al Covid, perché io è una vita che vengo qua e tutto, mi sono sempre trovato molto e mi auguro di ritornare al passato. Commercianti, cosa si aspettano dall'estate di Anese? Le risposte sono che ne arriveranno tanti. Così dicono. Così dicono, eh? Niente. Perché? Ma non lo so, cosa mi aspetto? Non siamo turisti, io lavoro qua. Spero che facciano qualcosa di divertente, che te devo dire? Beh, aspettiamo tanti turisti, aspettiamo noi di essere educati e gentili con loro, poterli servire il meno modo possibile e far sì che la città sia accogliente. Ci sono problemi per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, per quanto riguarda la spazzatura. Sempre bene, io sono positiva. Ma fino adesso non è mancata, speriamo bene. Spero che rifacciano tutto nuovo, perché finché stiamo con le cose vecchie. Il problema che c'è qua è proprio sempre tutti gli anni succede che l'acqua appunto viene a mancare, ma proprio per un discorso di manutenzione fatta male e rattoppi ogni anno, e sistematicamente ogni anno c'è sempre il problema dell'acqua. Quindi, insomma, siamo arrivati a un punto abbastanza vergognoso. Speriamo che quest'anno, quest'estate, sia, diciamo, migliore dell'anno scorso, ci siano meno problemi, ecco. Discorso della spazzatura mi sembra, come si suol dire, hanno fatto il passo un po' più lungo della gamba. Vedo nella mia zona ci sono i contenitori, ma non ci sono le chiavi. Cosa vi aspettate dall'estate di Anese? Dobbiamo parlare sinceramente, eh? Dobbiamo essere sinceri. No, forse non è il caso. No, in realtà vedendo come stanno andando le cose ci aspettiamo poco purtroppo, però ci piacerebbe che Diano Marina fosse una città un po' più aperta, fosse pronta a recepire soprattutto quello che hanno da dare i giovani e quello che c'è di artistico, di bello nelle menti di chi è fuori, chi arriva da fuori. Sì, io penso lo stesso, diciamo. Cioè, diciamo che questo paese sta un po' remando contro, secondo me, a tutto quello che è la novità dei giovani in campo artistico e tutto, quindi mi piacerebbe che ci fosse una svolta in un senso un po' positivo. Vedremo come sarà, diciamo.